Bentornati amici nel canale di Mariella Fantasy, oggi sono qui per mostrarvi come poter realizzare degli scalda orecchie. Allora amiche, arriva il freddo, Natale è vicino, l'aria comincia a diventare gelida, per cui per i più freddolosi ho pensato questa soluzione. Quindi procuratevi un gomitolo di lana anche... Acrilica è preferibile perché magari la lana vergine, extravergine, punzecchia, mentre l'acrilico di buona qualità, soffice come questa Mondial che ho io, va benissimo. Luncinetto numero 4, ago della lana, forbici ed imbottitura per i cuscini, sintetica. Mettiamoci subito al lavoro. Dunque prendiamo il nostro uncinetto. Io ho scelto questo colore rosa confetto, però potete ovviamente variare, scegliere il vostro colore preferito. Formiamo un cerchio magico all'interno di questo cerchio. Dobbiamo lavorare 6 eh, maglie basse, quindi catenella. una, due, tre, quattro, cinque e, e sei. Prendiamo la codina, al solito stringiamo. Inseriamo l'uncinetto nella prima di queste sei maglie basse e continuiamo la lavorazione con un giro di raddoppi. Quindi lavoreremo due maglie basse all'interno di ogni maglia bassa sottostante, quindi sono 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nove, dieci, undici, e dodici. Proseguiamo ancora con un altro giro di aumenti questa volta. Il nostro modulo che si ripeterà sarà di una doppia, quindi due maglie basse all'interno della stessa maglia bassa sottostante ed una singola, una sola maglia bassa all'interno della maglia bassa sottostante. Continuiamo ad alternare questo motivo fino ad ottenere 18 maglie basse. Quindi ancora, chiamiamo 3, 4, 5. 6 sei, sette, otto e nove. Ci vediamo alla diciottesima e diciotto. Proseguiamo ancora con un altro giro di aumenti. Questa volta il modulo sarà una doppia e due singole per un totale di 24 maglie basse ci vediamo dunque al termine del giro cioè alla ventiquattresima maglia bassa io ne ho lavorate 4 24 proseguiamo ancora con gli aumenti fin quando non raggiungeremo quindi faremo tanti giri di aumenti fin quando non si raggiungerà eh, un diametro il diametro di, di 11 cm quello che avete appena visto era un prototipo dei miei scaldorecchie. Allora, ehm, eravamo rimasti con 24, per cui il prossimo modulo di aumenti sarà una doppia e tre singole per un totale di 30 maglie basse. Ci vediamo al termine della trentesima. Ancora un altro giro di aumenti, stavolta il modulo sarà una doppia. E 4 singole 1, 2, 3 e 4. Quindi il modulo è composto quindi da 6 maglie basse perché due in una stessa maglia. E quattro singole e per 6, 36 Quindi alla 36esima maglia bassa ci rivedremo. E 36. Prendiamo adesso il metro e misuriamo il diametro. Allora, siamo arrivati a 8 cm, quindi ancora dobbiamo lavorare con aumenti. Allora, ehm, altro giro di aumenti, una doppia stavolta e 5 singole. Quindi il modulo è composto da 7 maglie basse, quindi ne abbiamo lavorate 2, che è la doppia. 3, 4, 5, 6. E 7 continuate così una doppia e 5 singole per un totale di 42 maglie basse. Ancora un altro giro di aumenti. Stavolta il modulo sarà composto da 8 maglie basse e quindi una doppia e 6 singole. 1-2-3-4-5 e 6. Vediamo alla 48esima maglia bassa, eccoci con la 48esima maglia e abbiamo raggiunto così i 10 centimetri. I 10 centimetri di eh, diametro, è vero che il diametro che avevo misurato nel mio prototipo era di, composto da 11 centimetri, ma mi sta bene anche 10. Per cui, io con 10 mi fermo e sto a questo punto, amiche potevate anche procura, procurarvelo prima eh, non soltanto adesso eh, ci dobbiamo procurare il nostro segna giro o marca punto. lo prendiamo lo posizioniamo proprio alla base di quest'ultima maglia ricordiamoci che l'ultimo momento era composto da una doppia e 6 e 6 singole questo, eh, questo modulo ci servirà per le diminuzioni che poi faremo dopo. Allora adesso noi lavoreremo un solo giro di ripetizioni. Quindi senza fare aumenti punto per punto lavoriamo una maglia bassa per ciascun punto. Stavolta non occorre neanche contare, dobbiamo soltanto procedere in questa maniera. Ci vediamo al termine del giro. Eccoci qui, terminato questo unico giro di ripetizioni, adesso dobbiamo cominciare a fare le diminuzioni. Per cui ricordatevi che avevamo fatto l'ultimo momento con una doppia e eh, una doppia e sei singole erano otto, infatti, il modulo era composto di otto, non, non lo ricordavo più. Quindi adesso noi praticheremo una riduzione con una diminuzione, cioè chiuderemo due maglie basse insieme e eh, e sei singole per un totale di 42 maglie basse. Quindi noi conteremo una maglia sola. Quindi vedete, ne prendo due e le chiudo insieme e la contiamo come una sola. Quindi una Due, tre, quattro, cinque, sei e sette, otto, nove, dieci, undici dodici, tredici e quattordici, quindici, sedici, diciassette, diciotto, diciannove, venti e ventuno, ventitue. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 stiamo finendo 38 39 40 41 e 42 oppure se volete potete semplicemente contare ogni volta ehm, un, un, cioè, 7 per volta invece di la tabellina del 7 come invece ho fatto io allora adesso eh, che abbiamo faremo tutti ogni giro sarà un giro di riduzione per cui se io eh, stavolta ehm, ho, ho alternato tanti tanti moduli di 7 set, di 7 maglie stavolta invece lavoreremo tante riduzioni per un modulo di ogni modulo di 6 maglie per cui farò una riduzione una 2 e 5 singole 3 4 e 6 poi di nuovo una, due, tre, quattro, cinque, sei. Riduzione: quindi una, due, tre, quattro. Cinque sei. Una, due, tre, quattro. Cinque sei. Una, ci vediamo al termine del giro. Continuate così fin quando non eh, ogni giro, quindi una riduzione. Se adesso abbiamo contato 6 maglie, al prossimo faremo una riduzione e 4 maglie singole, quindi con moduli di 5 maglie basse, eh, fin quando non arriveremo al giro in cui ehm, avremo ottenuto un totale di 18 maglie basse. Ci vediamo a quel giro. 17 e 18, praticamente questo giro di diminuzioni è composto da moduli di 3 maglie basse, quindi una riduzione e 2 maglie basse e per un totale di 18 maglie basse. Amiche, adesso prima di procedere con la chiusura totale di questo foro bisogna procurarsi un po' di questa, di questa imbottitura, uno strato diciamo eh, di un centimetro come spessore. Una sorta di disco leggermente imbottito, quindi non dobbiamo esagerare, non deve diventare una palla. Ecco, uno strato sottile, ma che si sente, vedete, è abbastanza piatto. A questo punto pro proseguiamo con la chiusura completa di questo foro. E stavolta invece dovremo ottenere 12 maglie basse. Quindi avremo una riduzione ed una sola maglia bassa. Quindi se prima contavamo un modulo di tre stavolta di due. <coughs> Quindi due. Tre quattro. Cinque sei. Sette. Otto. 9 10 11 e 12 per concludere questo la chiusura faremo tutte riduzioni non ci sono più maglie singole per cui lavoriamo una due tre Tre. Quattro. Cinque. E sei. Mi è scappato un punto. Rivediamo. Ok. E sei. A questo punto completeremo la chiusura di questo foro poi con l'ago, per cui prendiamo le forbici, tagliamo il filo, prima di sfilare il filo lo agganciamo un'ultima volta, chiudiamo con una maglia bassissima e tiriamo il filo naturalmente questo marcapunto lo possiamo togliere e con l'ago della lana andiamo a fissare e a stringere questo foro in questa maniera Ecco fatto fatto questo, facciamo un piccolo nodo di sicurezza, così poi passiamo lago attraverso la trama di questo primo uno dei due che ne dobbiamo di questi cuscinetti. Ne dobbiamo realizzare due quindi questo è il primo, noi dobbiamo realizzare un altro identico. Ci vediamo appena realizzato il secondo. Eccoci qua con questi due cuscinetti. Questo è il rovescio e questo è il dritto. Adesso dobbiamo creare una sorta di cuffietta che eh, si posizionerà sopra la testa. Prendiamo il nostro uncinetto, quindi, questo è il dritto e va verso di noi mentre lo lavoriamo, e dobbiamo lavorare lo spazio di una. 6 maglie basse quindi 1 2 3 4 5 e 6 inseriamo qui quando schiacciamo la sommità che sarebbe poi il giro di ripetizioni introduciamo l'uncinetto prendiamo il nostro filo se vogliamo possiamo anche cambiare colore prendiamo il nostro filo io sto utilizzando la rosa. Facciamo una catenella, stringiamo e la codina la nascondiamo. Rientriamo dentro. Una, due, tre, quattro, cinque. 6 maglie basse catenella e portiamo il lavoro ci portiamo la codina fin quando non l'abbiamo nascosta tutta rientriamo nella prima maglia bassa e faremo un numero di giri tale fin quando non abbiamo creato una fascetta che andrà bene sulla nostra testa quindi io lavorerò un certo numero di giri di queste sei maglie basse avanti e andate e ritorno, vedete. E poi vi dirò, per me, però ovviamente ognuno di noi ha la, la dimensione della circonferenza cranio diversa. Io vi posso dare così una un'idea di quante ne ho fatte, però ovviamente andrete ad aggiare voi questi cuscinetti sulle orecchie. E la fascetta che sormonterà il capo ci vediamo al termine di questi miei di questa fascettina allora amici mi sono fermata tre, al 37 giro la lunghezza di questa fascetta ripeto è qualcosa di personale quindi dovete indossare per capire se va bene di 22 centimetri circa tenete presente che questo tipo di punto è molto elastico D'accordo, terminata questo 37 ⁇ giro di ogni giro è composto di, da 6 maglie basse, lasciamo un po' di filo lungo, tagliamo, dopo aver fatto una catenella sfidiamo, prendiamo l'altro disco e l'ago della lana. Ricordiamoci che questa parte è al rovescio e questo è il dritto. Per cui li posizioniamo tutti e due dal rovescio. E adesso dobbiamo andare a cucire esattamente sullo stesso punto di quest'altro cuscinetto. Per cui prendiamo l'ago, inseriamo il filo, così. Entriamo nella prima delle sei maglie e cuciamo in questa maniera seguite il modo in cui io faccio aderire perfettamente mi sposto vedete dalla parte interna della seconda maglia bassa poi cerco la seconda maglia bassa anche della fascetta entrando dentro Entro alla parte interna della terza maglia bassa, stessa cosa sopra, quarta e quarta sopra, quinta, quinta maglia bassa sopra e sesta maglia ultima maglia bassa. Entro di nuovo, anche se è un mezzo punto sopra, perché devo farla aderire perfettamente, senza sporgenze aperte. Faccio un piccolo una piccola chiusura di sicurezza e vedete come ho cucito come se non c'è differenza vedete da quando ho iniziato il lavoro a quando l'ho terminato l'ho chiuso adesso approfittando di questa trama imbottita sarà facile nascondere il filo assicurandoci che non si sfili facendo ogni tanto qualche nodino di sicurezza per cui andiamo magari nella trama facciamo così e tagliamo il filo naturalmente non, non ci fermiamo qui perché non essendoci elastici non essendoci la stecca classica delle cuffie dobbiamo riuscire a tenere ferma a tenere fermo questo scaldaorecchie allora che cosa cosa ho pensato che cosa ho ideato una una cordicella vedete qui c'è il mio prototipo all'altra estremità in basso che si allunga quanto il retro della nostra de, dietro la nuca della nostra testa per cui anche qui riprendiamo il nostro filo filo rosa agganciamo di nuovo l'uncinetto alla base stavolta calcoliamo al centro quindi due maglie basse una, ritorniamo dentro e lavoriamo una maglia bassa. E due, e faremo una uh, piccola fettuccia composta da ogni giro di due maglie basse. Vedete, poi torno indietro sempre portandomi la codina, così la vado nascondendo, e lavoro di nuovo la maglia bassa. Le due maglie basse così e farò avanti e indietro fin quando non ho raggiunto la lunghezza ideale per la circonferenza dietro la mia nuca. Quindi continuiamo, poi vi dirò quanti giri ho fatto di queste maglie basse. Allora ho terminato eh, la mia fettuccia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, composta da 25 giri. A questo punto, prima di chiudere, devo fare un'asola. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, composta da 8 catenelle raggiungo l'altra estremità chiudo con una maglia bassissima in questa maniera taglio il filo e sfilo con l'ago della lana nasconderò questo filo che ho tagliato troppo lungo in realtà spreco ho sprecato un po' di filo adesso prima di terminare non dobbiamo fare altro che costruirci un un piccolo ben, bottoncino, un bottoncino fatto sempre con la lana. Come si costruisce? Come si fa il punto? Il punto bottone? Prendiamo la lana e lavoriamo 5 catenelle: 1, 2, 3, 4 e 5. Chiudiamo ad anello, entriamo nella prima di queste 5 catenelle e chiudiamo con una maglia bassissima in questa maniera. Adesso all'interno di questo anellino dobbiamo lavorare una serie di maglie basse, un numero imprecisato. Perché l'obiettivo è quello di riempire questo buco, questo foro. Quindi noi continueremo ad aggiungere maglie basse fin quando non abbiamo ottenuto, non abbiamo chiuso quasi completamente questo foro per cui voi andrete in sovrapposizione agli altri alle altre maglie basse vedete come sto facendo io entrate sempre dentro il foro allungate un po' il filo e chiudete si creerà questa sorta di bombatura e questo viene definito punto bottone e continuate, mm, un consiglio invece di il punto bottone. Sempre con lo stesso procedimento che vi avevo indicato prima invece di lavorarlo con l'uncinetto numero 4, lavoratelo col numero 3 perché in questa maniera avrà un bottoncino eh, carino, eh, piccoletto, non troppo piccolo, ma nello stesso tempo facilmente eh, proporzion è più proporzionato a quello che stiamo lavorando. Una volta terminato il nostro bottoncino, inseriamo l'uncinetto nella prima maglia bassa che ci viene di mano, prendiamo il filo, chiudiamo con una maglia bassissima. Dopodiché lasciamo il filo abbastanza lungo perché dobbiamo poi cucirlo a, ai nostri cuscinetti, anzi al nostro cuscinetto. Sfiliamo il filo e stringiamo, mettiamo via l'uncinetto e recuperiamo l'ago, l'ago della lana. Adesso l'obiettivo è quello di fare arrivare attraverso la trama. Scusate, attraverso la trama del nostro bottone dobbiamo fare arrivare l'ago alla base, quindi più vicini possibile al foro dietro posteriore perché quindi dal lato opposto dal dischetto opposto dove troviamo applicata questa fascetta dal dritto vedete dobbiamo cucire questo bottoncino quindi ci posizioniamo sopra e dobbiamo ehm, orientarci sul retro in quello che è il la, le, le, come possiamo dire, la circonferenza ideale più vicina al foro centrale della parte posteriore del nostro bottone? Per cui, una volta adagiato qui al centro, dobbiamo tenere presente questa prospettiva e cominciare a fissare il bottoncino attraverso questi fili. Vedete. Procedete. Fissato il nostro bottoncino, facciamo fare uno, due giri di filo intorno alla base. Dopodiché tenendo ben teso il filo, facciamo un nodo di sicurezza così da fissare la nostra lana e non muoverla più. A questo punto il solito passaggio dentro del lago, tagliamo il filo abbiamo terminato il nostro lavoretto la nostra cuffia eh, scalda orecchie Questo, questa fascetta va il bottone deve essere fatto passare attraverso questa catenella che se sembra un po' difficile però forzando un po' si riesce L'obiettivo è che non esca fuori. Quindi, ok, come vedete ci sono riuscita. A questo punto le indossate e così la notte non avrete più freddo alle vostre orecchie. Da me la fantasia è tutto. Spero che vi, vi sia piaciuta questa idea simpatica, un po' scherzosa, ma nello stesso tempo anche funzionale per chi ha le orecchie fredde come me e, e buon divertimento. Ciao.